Eccoci qua, è da un po' che non ci vediamo. Che sta di Davide, sono... è da pochi giorni in realtà che non ci vediamo. Però tutta la farina di semola, continuo a gesticolare, sono troppo espansiva. Una ricetta semplice, ravioli, ricotta e spinaci, quindi un classicone della primavera, fatto con pochi ingredienti, ingredienti che si trovano comunemente in qualsiasi supermercato, anche nei più piccoli. E la preparazione, tranquilli, perché non è difficile, ci vorrà un po' di pazienza, ma tanto siamo a casa. E ovviamente sono il triplo più buoni rispetto a quelli che si comprano. Io la ricetta della pasta fresca l'avevo già pubblicata sia su TikTok che su Instagram, però non mi sembrava giusto trascurare YouTube, quindi la prepariamo comunque assieme. Sono 300 grammi di farina di tipo 0 e 100 grammi di farina di semola di grano duro, questa qua un pochino più giallina. Mescoliamo 4 uova. Per dare il colore, così, siccome i tuorli d'uovo delle uova delle mie galline non sono particolarmente gialli, io per dare quel colore più giallino da pasta all'uovo metto anche un pizzico di curcuma. So benissimo che questa qua non sarebbe la ricetta originale, ci mancherebbe. C'è già la farina di... la semola di grano duro che non è prevista dalla ricetta emiliana. E poi c'è anche la curcuma e quindi potrebbe spaventare. Tranquilli perché non si sentirà e il risultato, anche proprio il colore della pasta, sarà molto più invitante. Pizzico di sale, goccino d'olio. E io aggiungo già un goccino di acqua, che so che mi servirà, perché in realtà servirebbero uova grandi. Io purtroppo ho delle uova medie. Ecco, vedete che si è formata già una bella pastella più densa. Perfetto, adesso è ora di usare le mani. Cominciamo innanzitutto ad inglobare ancora più farina. Quando si fa la pasta dobbiamo cantare un po', perché la pasta sente proprio l'amore. Guardate che bel colore, cioè, ragazzi, è molto più invitante così. Seguite questo consiglio della curcuma. Per cantare una serenata, comincia a prendere la forma, amici. Si allunga un po', poi si porta dentro. Liscia, morbida al punto giusto, non appiccica. Pellicola, la facciamo riposare e nel frattempo ripieno. E visto che non la faccio riposare troppo, io la lascio così a temperatura ambiente. Molto bene, qua nel lavandino ho gli spinaci che in realtà ho già pulito. Se utilizzate quelli surgelati, io vi consiglio di insomma stare sui 6,50, sì, perché poi comunque dentro hanno già una buona parte di acqua. Ho tolto appunto le parti più, questi qua, i gambi. Io li cuocio sempre in queste padelle abbastanza ampie, perché cuociono in modo molto più omogeneo. Non li scolo troppo, perché mi servirà una piccola parte di acqua per farli cuocere. Adesso li facciamo cuocere col coperchio, ovviamente il volume calerà. Fiamma medio-alta. Uno scalogno e l'ho trito abbastanza finemente. Potreste anche usare la cipolla. Magari dategli ogni tanto una mescolatina in modo che la cottura sia omogenea e si cuociano bene anche quelli in superficie. Ecco qua, adesso li scoliamo immediatamente, li facciamo raffreddare per mantenere il colore bello verde. Così, ora strizziamoli bene. Faccio rosolare lo scalogno nella stessa padella che ho usato, almeno così non ne sporchiamo altre, con un po' di burro, così. Nel frattempo che va lo scalogno piano piano, prendiamo gli spinaci e con il coltello li cominciamo a tritare. Volendo potreste tritarli anche con un mixer, ma secondo me il risultato non viene bene. Perfetto. Adesso insaporiamoli per circa 2 minuti. Un po' di sale. Cominciamo quindi ad assemblare il ripieno, quindi spinaci, formaggio grana, che con gli spinaci è proprio la vita. Ricotta da caldo, cioè quando insomma gli spinaci sono ancora caldi, perché così almeno si amalgama molto meglio. Volendo potreste anche usare le mani, tanto sono pulite e potete togliere, insomma, disfare i grumi di ricotta. Rompiamo un uovo. Gira anche la ciotola, ma mi aiuta ad amalgamare meglio. Assaggiamo. Strepitoso. Vi rendete conto che abbiamo già fatto il ripieno? Adesso cosa dovremo fare? Stendere la pasta e poi assemblarli. Ho tagliato a pezzi, anche questo pezzo qua, non trascuriamolo, la pasta. Semola di grano duro per la stesura, importante perché dà un risultato completamente diverso rispetto alla farina di grano tenero. Adesso cominciamo a stenderla come al solito. Io uso la sfogliatrice, quella elettrica, parto da zero, cioè dalla misura più larga, ovviamente, e arrivo a quella più sottile quando faccio i ravioli.
prendo un pennello e comincio a rimuovere la semola in eccesso. Prendo la pasta, la ripiego in questo modo e mi serve, cioè arrivo proprio all'altra estremità, mi serve per capire questo passaggio qual è il punto in cui io dovrò terminare il ripieno, nel senso che qua metterò tutti i mucchietti di ripieno, no? E qua ho il segno, infatti dopo bagnando la pasta così, non troppo mi raccomando, con l'acqua riuscirò a capire quale sarà il punto in cui io dovrò mettere il ripieno e quale invece no, perché questo qua mi servirà per la copertura. Se avete paura che la pasta si secchi, a parte che c'è un po' d'acqua e quindi questo aiuta già a non farla seccare, ma vi consiglio allora di fare magari una sfoglia alla volta, di spendere proprio una sfoglia alla volta. Prendo il ripieno, che per praticità ho messo in una sac à poche, ma volendo potreste anche disporlo sulla pasta con un cucchiaio. Insomma, siete un po' abbondanti perché i ravioli sono buoni ricchi, secondo me. Comincio a coprire la pasta con il ripieno. Faccio la procedura dell'aria, quindi prima a schiacciare la parte interna, così almeno spingiamo l'aria verso l'esterno. Poi comincio ad andare attorno, insomma, al ripieno e poi porto l'aria proprio verso l'esterno. Vi faccio vedere ancora da vicino. Innanzitutto ripasso con un goccio d'acqua perché ho fatto fatica a chiudere questi qua e quindi ho detto quasi quasi ripasso con ancora un po' d'acqua, poca. Stendo di nuovo il lenzuolo come ho fatto prima, quindi prendo la mia pasta, adesso io non so se riesco a farlo con una mano, però sì dai, così, vi faccio vedere bene. Chiudo così prima, faccio un po' il giro attorno al ripieno e poi porto l'aria all'esterno. Vedete? Attorno. Guardate che sembra complicato, ma una volta che ne fate due o tre, poi prendete il via. Come quando cominciate ad andare in bici, no? All'inizio è difficilissimo e poi non ci pensate neanche più. Con la rotella, o così dentata o liscia, è indifferente. Dopo dipende un po' da voi, se volete un bordo preciso, allora dovete fare un po' di scarto, ma poi volendo questa pasta io ad esempio la uso per accompagnare quelle zuppe un po' rustiche, siete a posto, no? Cioè non è che la dovete buttare. Guardate che belli. Questi qua sono i primi. L'importante per non farli attaccare è metterli su un bel tagliere con un po' di semola di grano duro. Non devono essere sormontati. Consiglio, se volete così conservarli a temperatura ambiente, dovete cucinarli entro al massimo 2 ore. Se invece li volete conservare in frigo al massimo 2 giorni, però sempre carta forno magari e semola di grano duro per evitare che il ripieno si incolli. Se invece passano questi 2 giorni in freezer da crudi, vedrete che non si rompono, perché poi li dovete praticamente cuocere da congelati in pentola in acqua bollente salata. Ci sono 2 sughi secondo me perfetti per accompagnare questi ravioli, o burro e salvia oppure pomodorini e basilico. Io ho scelto questi perché appunto siamo anche nella bella stagione, adesso vogliamo qualcosa di più fresco e leggero. Quindi scalogno, ma va benissimo anche la cipolla o anche lo spicchio d'aglio. Lo facciamo rosolare piano piano con un goccino di olio extravergine. Ho preso dei pomodorini datterini, li ho tagliati a metà con il coltello a sega, che così almeno non fate troppa pressione sul pomodoro. Li aggiungiamo. Basteranno tipo 6-7 minuti. Sale grosso nell'acqua, serviranno 3 minuti circa, un pizzino di acqua di cottura. I pomodori non devono proprio spappolarsi, devono molto intenerirsi ma rimanere interi. Ancora un goccino di olio extravergine, c'è un profumo veramente, mamma mia. Lo spezzettiamo con le mani, la fiamma è spenta. Bene, io assaggerei, belli cremosi, bella salsina. Un gusto semplice, bisogna dire la verità, un gusto semplice, ma non è, non bisogna sminuirlo il gusto semplice, un gusto semplice sa proprio di casa, di cose
fatte a mano, di tanto amore. Buonissimi. Cioè, ravioli, ricotta e spinaci fatti bene. Ecco la ricetta. Se provate a fare queste ricette, mi raccomando, taggatemi o su Instagram o su Facebook, perché così almeno riesco a vedere se queste ricette funzionano, se vi attirano, no? È un po' la prova del 9 per capire se le proposte che faccio, insomma, piacciono. Volevo dire una cosa prima di finire questo video. Oggi, se guardate questo video il 20 aprile, fa gli anni una persona che conoscete bene, mi vengono i brividi perché è una persona che io amo ma che non vedo da 2 mesi e mezzo. E questa persona è la nonna Lina e è molto dura, non la vedo da 2 mesi e mezzo, insomma. Mi commuovo perché insomma è molto toccante, questa cosa ferisce tanto, non mi era mai successo di non vederla per 2 mesi e mezzo. E purtroppo stiamo vivendo così, non vediamo le persone che amiamo per veramente troppo tempo e insomma siamo tutti un po' più fragili. In ogni caso io volevo dirvi che se vi fa piacere lasciarli qua un pensiero qua sotto nei commenti, io in ogni caso in qualche modo glielo farò avere perché lei adesso sta vivendo insomma con i miei cugini, con i miei zii e quindi in qualche modo io farò passare questi bei pensieri che poi le lasciate, scusatemi. E niente, glieli mandiamo, dai, si sentirà, si sentirà. Così anche, cioè, vi ringrazierà sicuramente, non so come andare avanti con questo discorso, mi prende troppo. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video, attivate anche la campanella a fianco. E poi c'è, come sempre, il collegamento per il blog. Per la ricetta scritta. Io adesso mi mangio ancora un po' di raviolo perché quando finisco questi video io me ne vado così mangiando e andandomene fuori dalla cucina. Fate i bravi, mi raccomando, ci vediamo presto. Sempre con la bocca piena io veramente. Il Galateo.